sugli scaffali dei nostri supermercati e dei negozi degli imballaggi che non siano assolutamente riciclabili. Sperando di aver dato un'idea di quello che io sono e di quello che vorrei fare, vi ringrazio dell'attenzione. Ciao! Con questo breve video, perché lo voglio fare breve, vorrei lasciare altri elementi di valutazione oltre a quelli che ho inserito nel profilo. Vi invito a leggerlo e a vedere altri video che mi riguardano se ne avete il tempo. Cosa voglio dirvi? Che dopo 3 anni che sono in movimento, so che questo è il momento più delicato e per sopravvivere, per superare la prova del 9 del Parlamento, dovremo aumentare e triplicare i nostri sforzi sia dentro che fuori, da sede istituzionale, da attivisti o da rappresentanti. Dovremo studiare e informarci, soprattutto per chi ci rappresenterà, non so se ne farò parte, ma in tal caso mi metto a totale disposizione e dico che sono molto motivato e studierei 23 ore su 24, perché è fondamentale far capire adesso alle persone che non siamo incompetenti. Mi farebbe molto piacere se avessero una rappresentanza in Parlamento. Approfondimenti potete trovarli sul mio blog, che è il mio curriculum vero e proprio, un po' la mia anima, quando lo gestisco da solo, con i consigli indispensabili di mia moglie. Ciao a tutti, sono Salvatore Amenta, il candidato al Movimento 5 Stelle. Brevemente vi descriverò in 3 punti. Chi sono, cosa ho fatto, cosa farò. Chi sono? Mi sono laureato in architettura, sono un architetto, ho una compagna e una figlia, una bambina di 3 anni, e sono stato giocatore di basket e questo mio, e sono stato anche dirigente, e questo mi ha permesso di imparare lo spirito di squadra e il saper convivere con persone che hanno tante idee diverse. Sono un anno, sono un attivista del Movimento 5 Stelle e fondatore del Meetup di Polistena, la città appunto in cui vivo. Sono sposato, ho una bimba in arrivo, peraltro imminente. Insegno matematica e fisica al liceo scientifico. Sono laureato in fisica. Mi sono laureato in fisica a Messina, al CNR, dell'Università di Messina, e mi sono occupato di miscele liquide. Sono sposato da 20 anni, ho una magnifica figlia, una ragazza di 13 anni, sono un piccolo imprenditore, mi occupo di information technology e di commercio di tessuti di arredamento. Penso che un videomessaggio di presentazione debba essere breve e non debba tediare chi lo ascolta, per cui vado subito al sodo. Fino a qualche anno fa avevo un atteggiamento di disinteresse nei confronti della politica. Non mi appassionavo, il mio unico momento di interesse era quello del voto. Quindi andavo a votare come facciamo tutti quanti, mi interessavo leggendo giornali, guardando la televisione, ultimamente anche un po' su internet. Ciao, sono Cristian, anche se molti mi chiamano Filippo. Amo la musica, infatti sono un autore e musicista. Oltre questo sono da sempre appassionato di informatica e infatti nella vita faccio il tecnico. Tra le altre cose, nel tempo libero sono attivista con l'immersion del Movimento 5 Stelle. Salve a tutti, sono Giuseppe Raspa. Come intuito dal mio cognome, sono di origini venete. I miei genitori infatti emigrarono in Piemonte negli anni 60, dove con il loro lavoro dignitoso da operai riuscirono a costruire il loro futuro, che è il mio attuale presente. Ciao a tutti, mi chiamo Lucio Barbera, ho 24 anni, sono di Cinisello-Valsamo, attualmente disoccupato, mi sono diplomato pochi anni fa in agraria all'Imbiate in provincia di Monza. Essendomi diplomato pochi anni fa, ben presente nella situazione, l'attuale situazione della scuola pubblica, ci andavo in treno a scuola, perciò ho ben presente come la situazione dei treni per i pendolari. Svolgo attività con il Movimento 5 Stelle da fine luglio del 2010 e sono
anni della linea 5 e comandina dell'attuale linea gialla. Ciao a tutti, mi chiamo Pasquale Caterisano, sono un attivista del Movimento 5 Stelle, ho 41 anni e faccio l'assicuratore. Sono sposato, ho due bambine piccole di 6 e 4 anni ed è per loro che io mi impegno nel movimento praticamente da sempre. Mi chiamo Amanda Parker, ho 52 anni, sono una maestra di scuola primaria e sono la mamma di un ragazzo e di una ragazza che frequentano l'università. In questi anni Beppe Grillo ha fatto in modo che si aprisse uno spazio in cui noi potessimo operare con le nostre capacità per creare un cambiamento e una qualità migliore della nostra vita. Noi che ci candidiamo dobbiamo far sì che questa opportunità sia utile alla maggior parte degli italiani e questo sarà un processo che si attiverà solo mettendosi l'uno al servizio dell'altro, reinventandosi il modo di agire e di incidere sull'esterno. L'uno vale uno è qualcosa che dobbiamo riconquistarci e qui ne abbiamo l'occasione. Ciao a tutti, mi chiamo Sara Pallini, sono di Catania. Qualche anno fa, nel 2007, venne a conoscenza del blog di questo libro e questa fu per me una svolta, se vogliamo, nel mio modo di vedere e di sentire. Condividendo la linea del Movimento 5 Stelle, ho deciso di mettermi a disposizione e di candidarmi alla Regione. Mi sono avvicinata al movimento ormai da qualche anno e questa decisione deriva dal fatto che, vista la situazione politica attuale, credo che si debba contribuire tutti al cambiamento della gestione delle risorse pubbliche. Vivo a Milano da molti anni. Per diverso tempo ho fatto la contabile. Attualmente lavoro part-time presso Trenord. Per vari anni mi sono dedicata al volontariato in vari ambiti e già nel 2005 ho incontrato gli attivisti del movimento di Grillo e subito mi sono unita a loro nell'appassionante impegno sociale che ha portato alla nascita del Movimento 5 Stelle. Mi sono iscritta nelle liste comunali nel 2009, convinta che ogni persona deve interessarsi ed occuparsi di politica e del territorio, lasciando eventualmente le dame di carità a occuparsi di volontariato. Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Mara Mucci e vengo da Imola in provincia di Bologna. Ho 30 anni, sono una mamma e da sempre amo informarmi attraverso canali alternativi da quelli che sono i media tradizionali. Mi sono laureata nel 2008 in informatica a pieni voti, durante l'università ho sempre lavorato e fatto sport a livello agonistico. So cosa vuol dire fare sacrifici per ottenere dei risultati. Ho lavorato per 3 anni in una ditta che sviluppa software con vari contratti a tempo determinato. Durante l'ultimo contratto sono diventata mamma e non mi è stato rinnovato. Tu clicchi nella tua email, I love you, e si blocca tutto il tuo passato, non capisci più un cazzo, tutte le tue poste, tutti i tuoi ricordi, I love you. E allora, io come un bambino, non per essere contro, ma come un bambino che per amore vuol guardarci dentro un po', vuole guardarci dentro, io voglio vedere la memoria madre, sei ancora lì dentro, sì, Dio, l'alimentatorino, Dio, chi è? C'ho questo. Chi è che vuole romperlo? Dai, chi vuole sfogarsi? Mi faccio rompere questo, dai. Chi è? Chi è che non ce la fa più? Dai, vieni, forza, Dio mio, vieni, vieni, te lo lascio, vieni, vieni, Bill Gates è tuo, vai, vai, bello sopra, bello sopra, è tuo, vai, vai, sì ancora, sì, aspetta, aspetta, guarda cosa ti metto, guarda cosa ti metto, una tastierina nuova. Sulla X, sulla X, vai, è tua, forte, forte, sì, ancora, forte, ancora, e cazzo, vai, sì.